Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo Assaggiamo in cui andrò ad assaggiare le patatine San Carlo che sono risultate vincitrici del co quarto concorso Crea il Gusto. È quasi ormai una tradizione, ho assaggiato anche i tre precedenti, quindi non potevo farmi scappare queste patatine perché, anche perché hanno un gusto un po' particolare, perché sono al gusto wasabi e mela verde. Adesso ve le farò vedere un pochino più da vicino. Per l'appunto sul fronte non c'è niente di particolare, appunto c'è la patatina con appunto un po' di wasabi e una fetta di mela verde. Sul retro appunto vi faccio vedere come quasi sempre i valori nutrizionali, gli ingredienti, appunto c'è appunto il nome del vincitore se vi interessa. Io metto subito le mani avanti mentre apro il sacchetto, perché non sono una grande amante del wasabi, anzi non lo apprezzo per niente. Sia il wasabi sia il suo cugino italiano, che sarebbe il rafano o il creme per chi arriva dalle mie parti. Allora, ve le faccio vedere. Allora, sono leggermente verdi, appunto, sono una sfumatura leggermente verde, sono le classiche patatine e direi di andare ad assaggiare. Ok, mi aspettavo appunto un sapore molto forte, però effettivamente sanno praticamente solo di wasabi, hanno forse adesso leggermente come un retrogusto leggero, leggero di mela verde, ma il wasabi praticamente ammazza qualsiasi altro sapore, anche quello della patatina, sembra appunto di mangiare delle patatine fatte di wasabi. Quindi se vi dovesse piacere il wasabi sono ottime, consigliatissime. Però se come me non le apprezzate, fate a meno di comprarvele, risparmiate i vostri soldi. Io comunque cercherò di mangiarle più o meno tutte, mi farò magari aiutare. Detto questo, se il video l'avete trovato interessante, lasciate un like qui sotto. Se non siete iscritti, iscrivetevi al mio canale in modo tale da seguirmi nelle mie avventure e non solo nei miei assaggi. Se le avete assaggiate anche voi e avete un'opinione diversa dalla mia, lasciatemela in un commento qui sotto. Sempre qui sotto, ma in descrizione, ci sono i link a tutti i miei social in cui potrete seguirmi nelle mie avventure in diretta praticamente. Noi ci vediamo al prossimo video. Have a nice life!